Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto. E allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Regalami un bel like e scrivimi qua sotto un commentino, anche solo per dirmi che sei passato, anche solo un cuoricino. Grazie. Oggi andiamo a sfogliare insieme un altro libro, in questo caso di moda, quindi sartoria moda. Ovviamente la sartoria è legata alla moda. E oggi andremo a vedere insieme un libro di Antonio Donanno. Nel mio canale ti ho fatto vedere vari libri di Antonio Donanno di modellistica, sia per bambini che per donna, per uomo, accessori e via dicendo. Se non hai visto i video, vai a guardarli. Ti metto il link qui sotto. Ho fatto una playlist dove trovi tutti i libri che fino adesso ho recensito nel mio canale. Il libro è questo qui di Antonio Donanno, Moda Bolario. È un libro enorme, come puoi vedere. Lo puoi acquistare sia sul sito di Icon Editrice e ti lascio qui sotto il link per andare a guardare, e in modo tale che puoi anche andare a curiosare sugli altri libri sempre inerenti alla creatività di Icon Editrice. Volevo anche dirti che se compri due volumi avrai diritto al 15% di sconto, quindi approfittane subito. È un libro ricchissimo di tante illustrazioni e c'è tutto quello che riguarda la moda, tutti i termini. È proprio una sorta di un'enciclopedia della moda. Qualsiasi cosa tu voglia cercare c'è il significato, c'è anche la storia. È veramente un libro tutto da leggere sotto l'ombrellone, ma non solo. Sono contentissima di averlo perché veramente questo libro dà tantissime informazioni e su alcune magari ci farò anche qualche video, ovviamente citando la fonte e il libro. Quindi iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Bene, andiamo subito a sfogliare insieme il libro Moda Bolario di Antonio Donanno. Buona visione! Ciao e al prossimo video! Ciao! Moda Bolario. Storia del costume, tessuti e tessitura, tecniche sartoriali, accessori e stilisti. Ed è una nuova edizione aggiornata. Allora, qua fa una breve storia dell'abbigliamento. A me piace moltissimo questo argomento, di scoprire l'abbigliamento nelle varie epoche, ed è molto interessante. Qua abbiamo veramente un capitolo spiegato veramente molto molto bene, che chiaramente chi studia moda queste cose le conosce veramente benissimo, a menadito. Eccole qua, vado veloce perché comunque più o meno andiamo a guardare i contenuti del libro. E qua abbiamo, ecco, qua abbiamo tutta la moda del XX secolo, dagli anni 50, moda e modernità e postmodernità. Questo è un articolo molto interessante che mi piacerà leggere. Anni 60, la moda come partecipazione liberatoria. Anche questo molto interessante, la nascita dello stilismo, anni 80, quindi veramente c'è tantissimo anche da leggere. È un libro più che altro da studiare, ecco. E qua abbiamo il dizionario. Nel dizionario abbiamo tutte le parole che sono in ordine alfabetico con tutti i nomi. Diciamo, per esempio, linea impero, questa linea di abiti femminili è nata nella corte di Napoleone a Parigi. Cioè, è proprio tutta una storia perfetta di tutto, degli abiti, qua per esempio le acconciature femminili nelle varie epoche, degli abiti, poi delle stoffe, per esempio acetato, e un estere della cellulosa con acido acetico. Insomma, c'è veramente tutto quello che può riguardare la moda, tutti i nomi della moda, alta moda, ecco anche abiti, questo era di Marie Antoinette se non sbaglio, questo abito. È un libro secondo me proprio da avere perché è troppo importante per chi vuole conoscere a fondo la moda e non solo la confezione singola, cioè semplice, semplice tra virgolette, dei capi, ma andare anche a fondo alla conoscenza per esempio dell'armatura della stoffa, perché ci aiuta a capire meglio le stoffe, conoscerle meglio e via dicendo. Questi bacchi da seta, cioè veramente tantissimo. Ecco qua c'è per esempio blouson. Che cos'è il blouson, da che cosa è nato, c'è proprio la storia, proprio il bolero preso di origine spagnola. È fantastico questo libro, fantastico, favoloso.
Favoloso. Poi per una persona come me che piace, a cui piace studiare, che è curiosa di sapere questo o quell'altro, per me è il massimo. E credo che lo sia anche per alcuni di voi. Per esempio, qui parla dei bottoni. Guardiamo qua tutto quello che è scritto sui bottoni. Fantastico. Adoro, veramente. Avrò tanto da leggere quest'estate. Poi magari ti posso fare dei video, ovviamente citando la fonte, di alcuni argomenti, se ti interessano. Ecco, poi qua cosa parla? Della calzata, della camicetta, della camicia. Qua è tutta la storia delle tutte le camicie, come sono evolute nel tempo. Secondo me è una cultura che comunque noi dovremmo avere, che lavoriamo nella moda, lavoriamo nella sartoria, cuciamo. Secondo me è un bagaglio di conoscenze molto importanti. Ecco, parla del cerchietto. Chanel. Il tailleur di Chanel. Qua abbiamo cicli di confezione. Circassienne. Abito tipo polonaise. Con tre falde. Proprio io queste cose non le ho mai studiate. Quindi sono veramente contenta. Un libro di studio. Non oso immaginare lo studio che c'è stato per realizzare un libro del genere. Veramente pazzesco, veramente c'è di tutto, 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 qualsiasi cosa, c'è la storia, c'è quando è nato, è veramente fantastico. Vediamo se troviamo altre cose. Il ferro da stiro, qua c'è tutto sul ferro da stiro, bellissimo, mi piacerebbe fare anche un video inerente alla storia del ferro da stiro. A me piacciono molto questi video. Le fibre tessili, qua parla tutte delle fibre tessili, la filatura. Insomma, vado veloce, se no poi rischio di essere. Tanto se ti interessa, spero di sì, perché io spero che i miei iscritti siano persone a cui piace imparare, a cui piace studiare. Ecco qua, questi sono tutti i tipi di gonne e il nome di ciascuna gonna, che dovremmo conoscere benissimo, il nome di ciascuna gonna. Vado avanti, vediamo un po'. È tutto diviso qui, siamo alla numero I, sono il numero I, impermeabile, c'è tutto proprio, quindi andiamo avanti perché veramente, come possiamo vedere, ricchissimo di tanto, 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 tanta roba. Come fare i nodi alle cravatte, al cravattino, qua i tipi di orlo, quindi c'è anche sartoria, in mezzo c'è anche, sartoria, troviamo sartoria, quindi i tipi di orlo, come farli? Ecco, voglio farti vedere proprio una. Ecco, questo per esempio sono i tipi di polsi che diciamo possono essere realizzati con la sartoria. Punti di cucitura a mano, tutti spiegati perfettamente. È enorme questo libro, è qualcosa di pazzesco, favoloso. Qua siamo alla S, stiamo finendo. Cosa non c'è in questo libro? Sono una quantità esagerata di nozioni. E qua invece la sezione degli stilisti, quindi ci parla degli stilisti. Anche questo, secondo il mio modesto parere, è molto interessante. Abbiamo tutta la storia degli stilisti, di vari stilisti più importanti: Armani, Balenciaga, Balestra, Bottega Veneta, Burani, con tutta la storia che li contraddistingue. Qua abbiamo anche Chanel, che è la mia preferita in assoluto, il mio amore Chanel. Ho fatto vari video riguardanti Chanel, Ferré, Ferragamo, Gucci. Sulla storia di Gucci ci sarebbe tantissimo da raccontare, perché poi c'è tutta la storia di Gucci. Non so se farlo in questo canale o nel canale di psicologia, perché su Gucci c'è tutta la storia di Gucci che conosciamo più o meno. Lagerfeld, che non c'è più. Qua abbiamo, insomma, qua ci sono tutti gli stilisti, quindi in modo tale da non sfuggirci Moschino, per esempio. La storia di Moschino, prima io non la conosco. E qua abbiamo tutta la sezione di Moschino. Diciamo che è un libro da leggere e da studiare, cioè, tanto da studiare, da leggere. E qua abbiamo gli appendici. Spero che il libro di Antonio Donanno, Moda Bolario, ti sia piaciuto. Fammi sapere se lo comprerai, se ti piace, se ti interessa. Secondo me è un libro proprio da comprare. Non sai che cosa fare, non sai che cosa leggere. Studia, studia, studia. Studiare ti arricchisce, arricchisce la mente, arricchisce le tue conoscenze.
conoscenze. Io sono sempre per comprare i libri e studiare. Sarà che io sono una grande studiosa? Lo sono diventata da grande, perché da piccola non lo ero. Se vuoi, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati e condividi i miei video nei tuoi social in modo tale da farmi conoscere sempre di più. E io ti ringrazio tantissimo e scrivimi un commentino qua sotto per farmi sapere se ti è piaciuto il libro e se lo vorrai comprare. Ti mando un grande bacio sartoriale, creativo, ma soprattutto terapeutico, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!